Ciao amici, benvenuti nel canale se siete nuovi o bentornati. Io sono Maui e oggi siamo qua per parlare di un argomento molto importante che sta spopolando nella community di Genshin Impact. Si sta avvicinando il quarto Lantern Rite, ossia l'anniversario del Capodanno cinese, e di conseguenza Genshin Impact è totalmente in festa. E come ogni anno di consueto ci darà la classica scelta tra tutti i personaggi 4 stelle disponibili di UE. Da tutti quelli usciti, compresi anche il nuovo 4 stelle. E oggi siamo qua per fare un video nel quale voglio fare un po' un punto della situazione sulla mia valutazione su quali sarebbero i migliori personaggi da prendere. Faccio subito una premessa dicendovi che non sarà un video che si baserà su spiegarvi la tecnica perfetta del personaggio, la statistica giusta, l'artefatto top. È più una sorta di video raccontato nel quale voglio darvi un po' la mia opinione sul mio gameplay, visto che comunque gioco dal day one e nemmeno io ho buildato tutti i 4 stelle. Però diciamo qualche linea generale su quali 4 stelle appunto prendere. Volevo darla perché so che nella mia community, almeno parlo di chi mi segue live sul sito Viola, ma anche voi qua su YouTube, comunque non siete pochi, tanti di voi, dicevo, hanno iniziato da poco nell'ultimo anno di gioco, quindi sicuramente non sono come me che andranno nella scelta del nuovo 4 stelle, dato che tutti gli altri ormai con questi anni di gioco li ho portati a C6, e quindi mi pareva giusto e carino dare un'opinione e fermarla qua su YouTube, così che nei prossimi giorni, se qualcuno volesse risapere che cosa ne pensava, invece che doversi ricercare la live sul sito Viola, avrebbe avuto la possibilità di vedere questo video. Quindi ripremetto che non troverete la meccanica tecnica sul personaggio, non sono qua per spiegarvi cosa fanno le singole costellazioni, sono soltanto dei miei pareri personali per ognuno dei personaggi in questione, così da darvi qualche idea generale su quello che voi potete scegliere e che cosa potete ritenere migliore. Detto questo, allora iniziamo e parliamo un po' di tutti i 4 stelle che saranno riscattabili, uno solo ovviamente, durante il Lantern Rite. Allora, per quanto vedete l'immagine qua accanto a me con tutti i personaggi del Lantern Rite, faremo una piccola modifica nella descrizione, ossia andiamo praticamente a parlare di Shanling, li analizziamo tutti e poi per ultimi Yao Yao e Gaming, perché sono Yao Yao la penultima uscita e lui arriverà proprio in concomitanza con questo evento, quindi di conseguenza diciamo che ce li teniamo un po' per ultimi. Quindi partiamo da Shanling. Allora, Shanling, famosa agli UE come ben sapete, è la capo chef più famosa di tutta gli UE e va sempre a giro insieme al suo adorabile amichetto Guba, del quale appunto, se ricorderete bene, se avete partecipato agli scorsi Lantern Rite, ne è stato anche protagonista una volta. E che dirvi, Shanling secondo me non è la prima di cui dirò questa affermazione e sicuramente non sarà nemmeno l'ultima. È un personaggio sempre verde, è un ottimo personaggio pyro, sia perché comunque la si gioca in tantissimi team con il fatto che ha un sub DPS off field, quindi applica danno pyro, genera anche un'aura pyro, quindi insomma l'applicazione del pyro con lei è eccezionale e per questo motivo secondo me risulta essere sempre molto versatile nonostante siano passati tanti anni. Ci sono alcuni personaggi che secondo me sono invecchiati un po' peggio, altri un po' meglio. Lei sicuramente è uno di quelli che continuo anche io stessa a utilizzare. Poi è fortissima, che si parli di un team di vaporizzazione invece in un team di fusione, la potete mettere letteralmente ovunque, anche negli ultimi team che si spostano più verso il dendro, che sappiamo aver cambiato completamente lo scenario del gameplay per quanto riguarda le interazioni elementali. Comunque lei riesce sempre a trovare il suo puntino appunto in cui sistemarsi e risiedere. Cosa molto importante, se per caso avete un po' di 4 stelle e volete mischiarle insieme, esiste un team che a suo tempo, vi parlo del lontano 2021, andava tantissimo, che tuttora va se lo si vuole utilizzare, che è quello del National Team, costituito da 4 personaggi 4 stelle, la stessa Shanling, altri due li trovate in questa immagine perché sono Xingqiu e anche il nostro Chengdun, e poi Bennett. Era un team che veramente sfondava l'Abyss, si parla ovviamente degli Abyss vecchi, quindi sicuramente non erano richieste delle meccaniche che ora sono in gioco, però comunque Shanling è sempre un'ottima alternativa, anche se non so se questa cosa è cambiata e per questo alzo le mani, ma la copia diciamo garantita la si otteneva facendo il piano 3 dell'Abyss a suo tempo. Ora non so se con gli aggiornamenti hanno messo altri 4 stelle, se hanno lasciato tutto uguale, almeno la C0 ce l'avete, e premetto che fondamentalmente è importante, se voi siete comunque free to play, personalmente per me, almeno che non dobbiate sbloccare la costellazione top come vedremo in alcuni casi tipo per Xingqiu, penso che sia la cosa migliore prendere personaggi che vi mancano per avere comunque un numero più variabile
variegato di personaggi con cui costruire dei film. Quindi, considerato che lei, diciamo, ce la davano, almeno che non dobbiate proprio costellare con l'ultima costellazione, io lascerei perdere, però ve ne ho comunque parlato perché è veramente un personaggio forte. Secondo personaggio di cui parliamo oggi è Beidou, la nostra piratessa, comandante della nave The Crux, e famosa anche per noi nei nostri cuori per la ship con Ningguang. Non negate, anche voi le vedete benissimo insieme. Comunque, allora, Beidou è un personaggio che ci tengo a sottolineare perché non voglio darvi una guida in cui vi insegno cose, proprio perché voglio darvi il mio parere personale. È un personaggio che io stessa ancora non ho buildato. Perché? Perché considerate che, lo sapete anche voi che state giocando da poco, che all'inizio del gioco buildare i personaggi insieme non è semplice, perché comunque si farma a livello basso, fino a livello 45 non conviene farmare gli artefatti perché non si possono droppare i dorati. Quindi immaginatemi i miei primi 45 livelli nel gioco, andavo avanti, pullavo personaggi, continuavano ad arrivare patch e mi ritrovavo fondamentalmente con tanti personaggi che avevo trovato, principalmente 4 stelle, e senza la possibilità di portarli su tutti insieme, buildarli con gli artefatti giusti. Quindi più avanti, quando ho fatto il mio livello 45-50, ho iniziato a buildarli, nel frattempo magari stavano uscendo nuovi personaggi di altre regioni e così via, è successo che quelli delle prime volte alcuni sono rimasti indietro nel mio account, e un esempio è Beidou, e vi assicuro che non è l'unica dei presenti in questa immagine. Comunque, per quanto riguarda Beidou è un sub DPS che splende da quando è stato introdotto il dendro, con la reazione della Gravate che l'ha veramente riportata a luce nuova, anche se io vi devo dire che personalmente ultimamente, con questa attenzione che è stata data alla reazione di sovraccarico, quindi Pyro più Elettro, secondo me lei è un altro personaggio che può molto beneficiare da questa reazione. Se avete pullato da poco Raiden, Sara, potete farvi un classico team Raiden, Sara, Beidou, Bennett, una cosa del genere, sfruttare Chevrose insieme a lei. Insomma, diciamo che secondo me, per un personaggio che a suo tempo era forte ma con delle limitazioni, adesso si va incontro anche a delle meccaniche più adeguate a essa stessa. Quindi potrebbe essere una variante. Ovviamente, ribadisco, personalmente io preferisco non prendere magari la C3 e la C4 di un personaggio, ma prendere almeno una copia di tutti. Però magari se voi avete tutti i personaggi e dovete scegliere chi costellare e volete un parere su Beidou, secondo me è un personaggio che, nonostante non sia uno dei miei preferiti, nonostante io stessa non lo giochi personalmente, può comunque dare qualche soddisfazione. Quindi nel caso fateci un pensierino, non è la scelta, diciamo, che io vi darei come prima personaggio da prendere. Ci sono altri che io, secondo me, nel mio almeno immaginario di gioco, trovo più validi, e soprattutto il termine più giusto secondo me è più versatili, perché secondo me in un gioco come Genshin Impact, soprattutto se si è free to play, la versatilità è tutto, perché ti permette di usare un singolo personaggio in tantissimi scenari diversi, e questo è un po' quello che secondo me fa la forza più che effettivamente il danno gigantesco che un personaggio può andare a fare. Quindi comunque secondo me Beidou può essere una buona alternativa, soprattutto se avete pullato recentemente Sara, Raiden, Chevrose, fateci un pensiero. Adesso arriviamo probabilmente ad uno dei miei personaggi 4 stelle preferiti di tutto il gioco da sempre, che è Shinkyu, e su di lui invece ho proprio solo da dire che va preso, se vi manca va preso, e soprattutto se vi manca, siete free to play e non avete Yelan, va preso, perché i personaggi sono diversi, occhio, non è la stessa cosa, però concettualmente definire Shinkyu una Yelan in miniatura ha anche un senso. Oltre alla passione per la lettura, per il quale noi lo adoriamo perché lo vediamo camminare sempre nelle presentazioni sue assorto mentre legge libri per l'estate degli UE, questo personaggio, ragazzi, è il sempreverde per eccellenza. Dove lo mettete, io lo chiamo prezzemolo, perché letteralmente dove lo mettete sta, è letteralmente ovunque e funziona bene ovunque, perché che sia reazione di appunto vaporizzazione, che sia di congelamento, che sia in questo caso anche delle ultime uscite, fioritura, iperfioritura, ragazzi, Shinkyu è ovunque. È molto forte principalmente per la sua elemental burst, perché con la quale genera delle spade che fluttuano intorno al personaggio, che anche se switchate permangono, tant'è che lui è un sub DPS off field, che vi permettono sostanzialmente ogni secondo di generare una spada idro che attacca il nemico, permettendovi così di fare reazioni elementali talmente bene. Immaginate di utilizzare appunto un Kryo con le spade di Shinkyu addosso, è un congelamento assicurato. Lo stesso discorso in un team invece di iperfioritura, potete praticamente applicare magari il dendro e l'elettro con altri personaggi e ci sono le spade idro di Shinkyu. Quindi io lo straconsiglio, e soprattutto se per caso voi avete in questo momento la C5 di Shinkyu, che è l'unica costellazione che mi sentirete effettivamente analizzare barra costellare in questo video,
La C6 è fondamentale, perché la C6 è proprio un potenziamento di questa Bars, che non solo potenzia questi attacchi, ma al terzo attacco vi dà anche il ricarica dell'energia, che vi permette appunto di ricaricare prima l'elemental Bars stessa, che in un personaggio del genere penso sia la ciliegina sulla torta. Quindi lui è veramente probabilmente quello che vi consiglio di più se siete a costellazioni alte e lo state per terminare. Fateci un pensiero, io personalmente ho preso, se non sbaglio, in uno degli ultimi Lanternite la sua C6, non ricordo quanto, e non me ne sono mai pentita, quindi su questo sono particolarmente a favore nel caso decidiate di prendere l'ultima costellazione. Allora, Ningguang, ragazzi miei, è un personaggio un po' particolare, poiché tutti noi la definiamo 5 stelle mancato, non tanto per il gameplay ma da un punto di vista di design, escluso il ruolo comunque importante che ritiene all'interno proprio di Liyue, essendo la proprietaria della Jade Chamber, nonché una se non la più ricca dell'intera Teyvat. Ma è anche importante a livello dell'Arconquest, per chi ha finito l'Arconquest di Liyue sapete anche a cosa mi riferisco, non andrò oltre perché non voglio entrare in fase di spoiler per chi magari ancora l'Arconquest non l'ha terminata, proprio perché anche io sul canale porto una guida del gioco e non sono ancora arrivata a quel punto lì, quindi non vi dirò che cosa succede, però per chi l'ha vissuto sapete effettivamente l'importanza di Ningguang. Ningguang è un personaggio Geo, i Geo purtroppo a mio parere sono sempre rimasti un po' nerfati dal loro stesso punto di forza, ossia il team monogeo. Per loro stessi è un punto di forza, poiché appunto un team che gira intorno a un Itto è un team che guarda in faccia a pochi altri, con tutti i personaggi già insieme, da Gorou, da Zhongli, però al contempo stesso hanno anche visto questa appunto limitazione dell'essere proprio fossilizzati su se stessi. Ningguang esce un po' da questa meccanica, poiché realizza tutto intorno alla cristallizzazione, un po' come fa la nostra Navia, e infatti da pochissimo tempo Ningguang ha, diciamo, ritrovato vita nuova grazie al nuovo set di artefatti che serve anche per Navia, quello sui toni del giallo, che io personalmente in live, per chi mi segue, chiamo Gino, e voi sapete il motivo, che appunto va proprio a focalizzarsi sulla cristallizzazione, che è la reazione per il quale si basa Ningguang. Quindi se me l'aveste chiesto l'anno scorso in questo momento la validità del personaggio, io sarei stata molto titubante dal dire sì, prendetela, ci sta. Quest'anno cambio completamente registro e sono a favore nel caso in cui mi diciate che il vostro scelto è proprio Ningguang, tant'è che io stessa nel mio account, proprio perché non l'avevo buildata, perché non ero molto fan della reazione di cristallizzazione, perché non c'era effettivamente un set che andava a valorizzare questa reazione ed è arrivato ora nel 2023, ormai a fine, cioè ormai fine 2023, ormai siamo nel 2024, però il set è uscito insomma nel 2023 e quindi la sto buildando adesso. E non vedo l'ora di testarla, è un main DPS che però al contempo stesso genera anche uno scudo importante, perché non è proprio il classico scudo sul personaggio, ma è proprio una parete, come ben sapete, che pare i proiettili degli avversari, quindi è una meccanica carina. E la cosa bella del fatto che si utilizza in un team cristallizzazione è che non ha necessità di avere per forza solo Geo accanto, e questo la rende più versatile e quindi secondo me più utile. Quindi se non ce l'avete, vi piace il personaggio, la volete prendere perché vi manca, penso che sia diventata effettivamente utilizzabile in maniera più concreta ora con il nuovo set, tant'è che io stessa la sto buildando, l'ho portata al 70, sto farmando gli artefatti che non mi escono, ma su questo stenderemo un velo pietoso. Prossimo personaggio di cui parliamo è Chunhyun. Premetto anche in questo caso che il personaggio io non l'ho buildato, non l'ho mai buildato perché mi sono sempre trovata meglio con altri Kryo e quindi non ne ho mai sentito la necessità, però vi assicuro che è un personaggio che al di là del Team National di cui vi parlavo prima, nel quale lui è compreso, risulta comunque essere un buon personaggio, perché con la E e con la Burst applica il Kryo, quindi è interessante. Poi io vi ricordo come sempre che il doppio Kryo dà un potenziamento del rate, quindi anche semplicemente per avere più Kryo da poter ruotare insieme ai vostri main DPS, visto che nemmeno lui è un main ma è un sub DPS, fondamentalmente può essere interessante. Nota di merito per il nostro Chunhyun, è imparentato con quella dea di Shenhe, la cosa non è fondamentale perché venga pullato, però andava ribadito perché tutto ciò che riguarda Shenhe è comunque di mio interesse, dato che è uno dei miei personaggi preferiti. Comunque Chunhyun è un personaggio che c'è da inizio gioco, è un personaggio che non penso in questo momento sia il più fondamentale da prendere tra quelli della rosa dei personaggi 4 stelle di Liyue, però se siete a fine costellazioni o se vi manca solo lui io ve lo consiglio, non come prima scelta, però rimane sempre un buon sub DPS Kryo, anche se personalmente se dovessi scegliere, avendo Shenhe, scelgo sempre di usare lei o preferisco comunque, andando a Mondstadt, Rosaria, quindi diciamo che non fanno le stesse identiche cose, c'è sempre da tenere questo. La bellezza di Genshin è anche che ogni personaggio ha una sua personalità anche all'interno proprio del gameplay, non solo il personaggio da un punto di vista di storia del personaggio ma anche proprio nel gameplay, quindi come vi dicevo che diciamo
il nostro Shinkyu non è Yelan in miniatura, anche se lo definiamo così per comodità per spiegare al volo il gameplay, lo stesso riguarda Chongyun, ha comunque una sua identità. Non è tra i miei preferiti, però comunque può sempre e comunque funzionare. E vi ricordo, se siete proprio a inizio gioco, avete solo 4 stelle, il National spacca tutto, soprattutto se dovete andare avanti nella storia, in attesa di pullare dei 5 stelle. Shinyan. Diciamo che Shinyan è uno di quei personaggi che è un po' nel dimenticatoio di Genshin Impact. Non voglio avanzare un commento del genere. Diciamo che facendo live e confrontandomi tutti i giorni con tante persone, sia persone che vengono sempre, sia persone che magari un giorno vengono, poi non le sento, poi le rivedo, poi non le rivedrò più. Insomma, comunque le live sono un luogo di confronto e parlando spesso con la community, facendo tante analisi build in live, non mi capita praticamente mai di sentir parlare o di analizzare una Shinyan. Quindi di conseguenza vi dico, in questo momento penso che sia uno di quei personaggi un po' nello sgabuzzino, che forse sta aspettando anche lei una vita nuova, che potrebbe anche essere arrivata ora in collaborazione con la nostra Chevrose, che ha dato un po' vita a tutti i Pyro insieme all'Elettro. Comunque, fondamentalmente anche lei è una sub DPS che però fa dei buoni danni, e la sua peculiarità sta nel suo shield, perché lei genera uno shield che è molto interessante, perché oltre ovviamente ad assorbire il danno che viene appunto subito dal personaggio, rilascia anche del danno Pyro quando finisce appunto l'effetto. Quindi c'è anche questa aggiunta di un'applicazione del Pyro tramite questo shield nel momento in cui viene rilasciato il danno. Molto fine a se stessa. Io personalmente non sono nemmeno una grande fan delle Claymore, come vedete appunto né Chongyun né tantomeno la mia Shinyan sono stati appunto buildati e giocati, nemmeno Beidou. Guardate un po', non ho buildato soltanto le Claymore. Ci faccio caso, ci penso e dico accidente, è proprio vero. Comunque... ecco, lei è una di quelli che in questo momento tra tutti i presenti è proprio l'ultima che vi farei prendere. È proprio una questione del se vi manca solo lei, anche se sicuramente vi mancherà anche gaming o come lo vogliamo chiamare, io andrei più sul personaggio nuovo, penso, e soprattutto mi sembra molto interessante, ma parleremo di lui più avanti. Io comunque di lei ve l'ho menzionata, però ecco, valutando anche quello che io vivo tutti i giorni in live, perché vi ripeto, questo video non voleva essere la guida a lui è perfetto, lui si gioca così, ma è più anche un'opinione di un qualcuno che è dentro a questo mondo da qualche anno e che vede tante persone tutti i giorni appunto parlare di questo gioco, e quindi vi dico anche un po' quello che è il mio sentiment in base a quello che ho percepito, insomma, giocando tutti i giorni in live. Allora, adesso parliamo di Yunjin. Yunjin è un personaggio che quando è uscito non gli avevo dato molto peso, ma che vi devo dire onestamente a me piace veramente tanto, per esperienza personale. Allora, c'è da dire che Yunjin è un 4 stelle abbastanza limitato, perché è un 4 stelle Geo, quindi funziona tutto il suo set in base alla def, quindi la si builda in Ask e gli si dà più def possibile. Ma non è questo il punto. Il punto di Yunjin è che lei invece non è il classico Geo che si gioca nel mono Geo, ma è un Geo, la si può anche giocare nel mono Geo, ma diciamo che il suo vero punto di diamante, la sua punta di diamante, è il giocare nel buffare appunto i normal attacker. Due esempi lampanti di questa categoria, la nostra bellissima Yuemia e il nostro signor Hayato. I signorini in questione sfruttano il loro gameplay tutto sull'attacco normale. Cosa si intende per attacco normale? Quando voi perma spammate la skill invece che tenere premuto per appunto skillare. Attacco caricato, attacco normale. Quindi diciamo che lei è perfetta, il support perfetto. Io non l'avevo buildata, mi hanno costretto in chat durante una sfida, una challenge in cui dovevano scegliere fra 3 personaggi che volevo buildare, quale dei 3 buildare. Ha vinto Yunjin, l'ho fatto in live, e ragazzi, io quanto mi diverto a giocarla insieme a Yuemia, veramente veramente carina. Quindi se il vostro main DPS è Yuemia o è Hayato e non avete ancora buildato barra costellato Yunjin, quello ve lo straconsiglio di farlo, anche perché comunque una meccanica molto interessante proprio nella sua applicazione. La burst, ad esempio, genera un'area all'interno del quale gli attacchi normali sono potenziati e che appunto perdura fino a che non si arriva a 30 attacchi normali applicati, quindi comunque anche una burst consistente, è una meccanica molto interessante. Quindi se siete main Hayato, main Yuemia, vi manca Yunjin, va assolutamente presa, ma anche se siete a quasi fine costellazioni, vi manca proprio l'ultima, fateci un pensiero, perché effettivamente è la sub DPS perfetta per loro. Non c'è niente meglio di Yunjin da affiancare a una Yuemia o una Hayato, quindi pensateci. Adoro, e che non me ne vogliate, trovo anche superiore alla 5 stelle Catalyst che è uscita prima di lei, ossia Klee. Per quanto io adori Klee nella lore, mi fa una tenerezza infinita, la vorrei tutta spupazzare, però onestamente a livello di gameplay a me non è mai piaciuta tantissimo. E penso che Yanfei, come 4 stelle, abbia invece tanto da dare. È un personaggio Pyro,
catalyst, e la bellezza ovviamente dei catalyst qual è? Che con l'attacco base applicano l'elemento, ma è da sottovalutare, perché comunque in un team di reazioni elementali poter applicare il semplice elemento con un attacco invece che dover per forza aspettare la burst o utilizzare la skill effettivamente non è affatto male. Si sfrutta con gli attacchi caricati, quindi una build in Wanderer probabilmente è la più comoda. Ci sono tante armi da dargli da un classico Wizzit, quindi la buildate anche facilmente, anche perché Wanderer ve li tirano dietro anche se giocate da poco, quindi ovviamente dovete aver raggiunto un certo tot di livelli, però poi dopo un po' le Wanderer ve le tirano dietro, quindi anche indirettamente riuscite comunque a buildarla. E poi, come vi ricordo sempre, c'è la Strongbox che vi permette appunto di generare artefatti dei set che vi interessano, disponibili tutti quelli di Mondstadt, tutti quelli di Liyue, aspettando a Gloria il momento in cui arriveranno, e quelli di Nazuma ovviamente, aspettando, diceva Gloria, il momento in cui arriveranno anche quelli di Sumeru, perché io non voglio più rientrare nel Gilded barra Deep Wood. Ma su questo stendiamo un velo pietoso. Per quanto riguarda la nostra bellissima Yanfei, ha una meccanica che sfrutta l'attacco caricato, genera dei sigilli quando attacca che gli permettono di fare un danno pyro aumentato. Lei è una main DPS, si gioca in qualche team come supporto DPS, l'ho vista giocare insieme a Scaramouche ad esempio, però fondamentalmente, soprattutto se giocate da poco, vi manca un danno pyro perché non avete un 5 stelle pyro, perché non avete né Utao, non avete Klee, non avete Linei e non avete nemmeno trovato Diluc, vi invidio tantissimo. Ecco, in quel caso può essere una buona alternativa come danno pyro. Quindi diciamo che tra tutti i personaggi non è la prima scelta nemmeno lei, però nel caso in cui doveste andare in quella direzione io vi assicuro che i buoni danni li fa, tant'è che quando uscì a suo tempo io pullai nel banner che era di Zhongli la prima rerun con l'obiettivo solo di trovare lei e mi uscì Kexing, mi ero presa garantito per Eula. Storia di vita vissuta, però ci si ricorda questi momenti a gloria. Quindi una Kexing a PT30 per avere poi il garantito su Eula non era affatto male nel 2021, ve lo assicuro. E qui, signori miei, tocchiamo uno dei miei tasti preferiti, ossia la piccola e bellissima Yao Yao. Allora, Yao Yao è un personaggio parte adorabile con il suo coniglietto Egui, dispositivo con cui va sempre a giro. Personaggio dendro, healer dendro, unica healer dendro oltre a Baisu, che è un 5 stelle. Allora, Yao Yao personalmente la trovo fortissima. Io l'anno scorso pullai molto nel banner di Alaitam e quindi la costellai praticamente subito. E io vi assicuro che lei non mi ha dato mai motivo di pentirmi di averla buildata subito e sistemata. Se volete sapere per quanto riguarda le costellazioni, la C2 su è veramente molto forte, perché comunque facilita il ricarico dell'energy recharge, quindi magari vi permette di non dover concentrarvi tantissimo su questa statistica, anche se un personaggio come lei fondamentalmente si builda con HP ed energy recharge. Queste due statistiche sono il mantra per buildare la Yao Yao support perfetta. Lei ovviamente personaggio dendro, quindi è molto interessante, perché se non avete Baisu e avete bisogno magari di un healer in un team, che sia un team fioritura, un team iper fioritura, un team aggravate, lei è perfetta. Banalmente metterla insieme ad una Nil, una Naida, secondo me lei è proprio la ciliegina sulla torta. Oltre a questo, in live da me c'è un meme per quanto riguarda la mia Yao Yao, perché io avendo la pullata subito, averla fatta C6 subito, feci questo meme di provarla con la Oma della mia Utao, e la Oma della mia Utao è quasi sempre su Yao Yao in questo momento. Fa molto ridere la cosa, la mia ha anche un 60 di rate, un 150 di damage grazie alla Oma, ma ha comunque tantissima energy recharge e tanti HP ed è veramente divertente da giocare, perché quei coniglietti saltando sull'avversario fanno alcune volte degli scoppi micidiali, quindi io mi diverto molto a giocarla anche così, ma io ve la consiglio nel classico canon build support. Però è anche bello sperimentare con i personaggi. Comunque Yao Yao è molto valida. Se siete grandi fan come me dei tutti i team che girano intorno al dendro, lei è un must have assolutamente, quindi pensateci, anche perché un po' sinceramente che io non la vedo pullabile, quindi probabilmente ritornerà, magari la vedremo fra qualche giorno, dubito, perché non avrebbe senso mettere tanti 4 stelle di Yue nei prossimi banner, visto che li potremo prendere. Però mai dire mai, visto che lei è uscita da un anno ci potrebbe anche stare. Comunque ecco, Yao Yao è un sempreverde in tutti i sensi, oddio ora non ai livelli di Shinkyu, però mi ci diverto molto, quindi ve la consiglio se vi manca o se siete alla C1 e quindi potrebbe essere la vostra C2. Per le costellazioni dopo mi sembra che anche la C6 sia molto carina, però lì si tratterebbe di dover costellare tanto il personaggio, ci penseremo quando sarà in caso il retap in qualche banner. E niente, anche solo per quanto è carina fateci un pensiero, cioè guardatela. Io, bimba di Yao Yao.
E arriviamo ufficialmente all'ultimo di oggi, che è Gaiming, che mi è stato detto si pronuncia Jaiming, quindi Jaming, qualcosa del genere. Mi scuso tantissimo già da adesso perché probabilmente ho pronunciato male tutti i nomi dei personaggi di Yue. Giuro che migliorerò, però capitemi, li chiamo così da 3 anni, è molto difficile poi poterli pronunciare in maniera diversa. Comunque, personaggio che sembra estremamente interessante. Il suo gameplay è un gameplay di Claymore che però non mi ha spaventato, perché io quando vedo le Claymore, eccetto pochi casi tipo Itto, tipo Navia, faccio tipo no. Quindi, però questo giro non mi sono spaventata, anzi mi sono incuriosita, sia per il design delle skill, sia perché appunto comunque il suo stile di combattimento sembra proprio così tanto ispirato alla danza di cui parlavano nel trailer di Liyue, quindi mi ha molto molto colpita, ma anche perché appunto, nonostante sia un personaggio di Liyue, a quanto pare sembra avere una meccanica che ormai da Fontaine noi conosciamo molto bene, tant'è che da quel che ho visto, dato che il suo gameplay funziona sul fatto che lui consuma i suoi HP e li rigenera lui stesso durante il gameplay, quale set migliore per il signorino se non il Maréchal Sé, che abbiamo messo su tutti i nostri personaggi di Fontaine, letteralmente tutti tranne pochi, Illine e Maréchal Sé, Nuvilette e Maréchal Sé, Vriotensly e Maréchal Sé, letteralmente tutti i 5 stelle tranne poche eccezioni li abbiamo buildati così, anche il signorino secondo me avrà una build di questa tipologia. Sembra un DPS, ovviamente Pyro, Claymore, ma l'ho trovato molto interessante. Ovviamente immagino che la maggior parte di voi andranno per lui, anche io andrò per lui, perché nonostante pullerò per Shanyun, non ho intenzione di costellarla, quindi farò un PT, se mi va male ne farò 2, quindi non è detto che riesca a dargli tante costellazioni, quindi la mia scelta ricadrà su di lui, ma per il semplice fatto che tutti i 4 stelle che vi ho elencato finora li ho fatti man mano C6 negli anni, chi prima chi dopo, e quindi mi ritrovo per forza di cose a scegliere lui, che però lo trovo molto interessante. Mi piace questa attenzione al personaggio nonostante sia un 4 stelle e non vedo l'ora di provarlo. Su questo non voglio darvi tanti pareri, tanti int, tranne appunto il fatto che si builderà probabilmente in questa maniera, proprio perché mi piace provarli i personaggi, o se non li buildo io in primis mi piace sentire che cosa ne pensate voi che li avete buildati, perché tutte le info che io vi ho dato, per esempio su Beidou, per esempio su Chongyun, per esempio su Xinyan, non sono vissute in prima persona, ma sono vissute insieme a persone che li hanno buildati, li hanno provati, mi hanno detto la loro in questi anni, e quindi anche io mi sono fatto un'idea di base. Quindi diciamo che con lui concludiamo ufficialmente l'excursus tra tutti i personaggi riscattabili di Liyue. Siamo giunti al termine del video. So già che vi aspettavate un video più serio, ossia un video in cui magari meno scherzavo mentre parlavo, ma vi ho voluto proprio raccontare la mia esperienza di gioco, vi ho buttato anche in mezzo aneddoti di cose che ho vissuto in questi anni, quindi insomma spero vi sia piaciuto questo video chiacchiericcio. L'ho strutturato come se fossimo effettivamente in live, come siamo letteralmente tutti i giorni sul sito Viola, dove vi invito a passare se non siete ancora iscritti, e iscrivetevi al canale per sapere tutte le novità di Genshin, e non solo, dato che in questo canale oltre a Genshin tratto di tanti altri giochi, Onkas e Rail, tutti i nuovi giochi gacha che stanno arrivando, che catturano la mia attenzione, particolare attenzione in questo momento a Wuthering Waves che sta arrivando, e anche Zealous Zone Zero, anche Project Mugen e tanti altri, ma non solo questo, sono una grandissima amante di Nintendo, sono anche Riot Partner, quindi qua ne vediamo delle belle. Però oltre a questo insomma spero che il video vi sia piaciuto, fatemi assolutamente sapere nei commenti chi prenderete e cosa ne pensate degli altri, chi consigliate a chi magari gioca da poco. Ribadisco una cosa fondamentale, che è il mio parere personalissimo: se siete nuovi, ve ne mancano tantissimi, ascoltate magari un po' di più attentamente quello che vi ho detto, ma se fondamentalmente vi manca un personaggio o dovete scegliere con la C6 di qualcun altro, almeno che voi appunto non sia un personaggio non vi interessa tanto, a meno che non sia proprio Shinkyu, nel caso di tutti gli altri io piuttosto vi direi lasciate il personaggio C5, C4, quello che è, e andate per il personaggio nuovo, perché una costellazione poi alla fine ve la possono mettere nello shop con gli star glitter, vi può uscire nel permanente, vi può uscire off banner quando state pullando, anche se il personaggio non è in retap. Il 4 stelle nuovo invece può essere una grande rottura, e ve lo dice la sottoscritta che nonostante giochi tutti i giorni, pulli in tutti i banner, sia per una questione lavorativa, perché comunque Genshin è in parte il mio lavoro, in parte perché è proprio gusto personale giocare a giochi gacha, signori miei, io ancora non ho Kirara, non ho pullato nei suoi banner in cui lei era in retap e non mi è mai uscita, e sono praticamente 7 mesi, 8 mesi da quando è uscita e ancora sono senza Kirara, e vi assicuro che è l'unico personaggio che mi manca in tutto il gioco, e con tutto intendo sia tra 4 che 5 stelle. Quindi alla luce di questo, per non diventare come me, ossia disperati per una gattina maledetta che non esce, vi assicuro che forse optare sulla scelta del 4 stelle nuovo può essere più funzionale, anche perché come vi dico sempre, più personaggi si hanno, più gameplay si sperimentano, ed è un po' questa la bellezza di Genshin Impact, quindi perché limitarsi. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me, ci
vediamo nei prossimi video. Vi invito a passare in live sul sito Viola, dove mi trovate tutti i giorni alle 14, escluso di solito il sabato, ma la schedule varia, e per sapere sempre che cosa succede e che cosa faccio quotidianamente vi invito a seguirmi su Instagram, dove mi trovate con lo stesso nome, tanto avete tutti i social qui in box, quindi non ve li perdete, vedete i pop-up che vi compaiono in live. Vi aspetto. Se siete anche amanti di Genshin, troverete che nel mio Instagram ci sono un sacco di cosplay a tema, quindi vi aspetto anche per scoprire quale sarà il prossimo cosplay di Genshin che farò. Detto questo, vi ringrazio ancora per avermi supportato, mi rendo conto di aver parlato tanto, spero di essere stata utile per qualcuno, spero vi sia piaciuto questo video un po' diverso dal classico video analisi alla professoressa barra al professore. Volevo fare una cosa un pochino più come se fossimo a chiacchiera davanti a un bel bubble tea in fumetteria e parlassimo di chi prendi te durante il Lantern Rite. Io prenderò il gaming. E voi?